Sacco. E che ci insegnano? Improvvisazione, esercizi teatrali. Yeah. Romeo e Giulietta? No, grazie, non abbiamo bisogno di queste cose noi. Già, noi dobbiamo imparare come si dura l'obiettivo. Come faccia male dalla telecamera? Quando dà retta allo stilista o quando seguire il nostro istinto? Come trattare la stampa? Quale vestito scegliere per una prima? Come muoverci in un video? Come usare la voce in una pubblicità? Scegliere il miglior agente per una star. Ce le insegnano queste cose? No. Siamo nel 21° secolo. Il teatro è roba da perdenti. Ma io ho pensato solo che sarebbe stato bello. Ma cosa? Perdersi, diventare un'altra persona, sperimentare un altro modo di essere. Ma non funziona più così. Sei un logo, un marchio, ti vendi, non diventi un'altra persona. Ma è quello che voglio, diventare un'altra persona e poi tornare me stessa. Allora continua ad andare a teatro. Continua a perdere tempo con quegli stupidi giochini. Ma io e le ragazze non verremo, giusto belle? Giusto. Voglio stare da solo. Ma avevo detto di andare a vedere un film. Senti, ho cambiato idea. C'è un film di fantascienza. Non è male. O una commedia. Tutto sommato. Un film di animazione digitale. Quale preferisci? Nessuno. O di nudismo? Dai, Beppe, voglio stare da solo. O dei videogiochi? Mia mamma ha preparato la pizza e le patatine fritte. No, Beppe, no. Ma perché? Steffi mi ha mollato. Ma dai? Sì, mi ha lasciato, quindi... No, mi piace. Sì, ho voglia di chiudermi in camera mia, ascoltare i call e starmene da solo. Non ci credo. Non ci posso credere. Vai, mi ha lasciato. Ti ha mollato anche te. Mi ha fatto sedere e mi ha detto, basta Niki, tra noi è finita, non ti voglio più vedere, basta, finita. Ma vuoi diventare una star, Tommy? Ma ti rendo conto? Ma non ce la fa più quella di guarda. Andiamo a vedere un film. Dai, che film, e me mi ha mollato. Sì, ma ti rendo. Cioè, non sono mai stato mollato in vita mia. Ho mollato io qualche volta. E l'ho sempre fatto con successo. Io in fin dei conti sono uno che sa mollare. Ma a me mi fa schifo. Sì, e magari ha detto che vuole diventare una star. Ragazzi, non ci crederete. Guarda un po', lo sappiamo. Vuole diventare una star.
Stefi. Già, ci sono ragazze che sono veramente stupide. Stefi. La pensi davvero quella cosa? Cosa? Alla conferenza stampa, Tommy. Usciresti con me? Forse, non lo so, sì. Diventiamo famosi insieme, ci mettiamo gli stessi vestiti, ci facciamo gli stessi tatuaggi, finiamo insieme sulle tue ragazze di cena. Un matrimonio pazzesco, dei bambini bellissimi, le prendiamo fondi per la crescita. Stefi. Che c'è? C'è un'altra cosa che ti devo dire. Che cosa? Senti. Io. Io sto prendendo in considerazione. Sì, sto pensando di lasciare. Vi siete mai chiesti, distesi nei vostri letti caldi o seduti alla vostra tavola imbandita, fino a che punto le verità assolute ci siano state svelate e dove comincia quella linea quasi impercettibile che divide la realtà dall'illusione? Avete mai sentito i vostri cervelli e i vostri cuori bruciare, stretti nell'incertezza di dubbi che vi legano con la potenza di mille fili taglienti nella carne viva? Qual è per voi il confine tra vero e falso, tra giusto e sbagliato, tra approvazione e congiura? Avete mai pensato che, in fondo, parlare di religione può significare anche parlare di politica? È la religione? È una bassa politica abilmente mascherata da virtuosi valori? O è il rifugio a cui tornare quando si è nell'incertezza e nella disperazione? Vi sentite veramente onesti con la vostra fede o vi illudete nell'abbagliante luminosità di scintillanti promesse? E la condanna o il perdono? Il peccato, l'espiazione, l'errore e la virtù, il bene o il male, sono ormai rinchiusi e nascosti nelle profondità più remote del baule della vostra coscienza o li soppesate alla fine di ogni giornata nelle vostre mani? Perché se la colpa è il destino dell'umanità nel suo senso più infinito, solo un uomo ne ha pagato il conto? Ma se invece 2000 anni fa lui fosse venuto al mondo, diciamo, mezzo secolo fa, quale impatto sociale avrebbe avuto? Avrebbe ottenuto lo stesso risultato? Quale potere avrebbe tentato di fermarlo? Quello del materialismo marxista o quello del liberismo capitalista? O addirittura si sarebbero coalizzati insieme? E gli anarchici l'avrebbero considerato il loro esponente di punta o, sentendosi minacciati dal suo carisma, l'avrebbero combattuto? Chi era veramente quell'uomo? Con quali occhi l'avete guardato voi? E nei suoi occhi, cosa c'era prima che lo inchiodassero come un ladrone?
avrà mai tremato, pianto e odiato per l'incubo che l'attendeva? Per chi tutto questo? Per cosa? Avrà mai avuto paura del suo destino? E voi avete paura? Ora ho le idee più chiare. Finalmente posso vedere bene dove andremo a finire. Se togli il velo dai tuoi occhi, vedrai dove saremo tutti presto. Tutti i tuoi seguaci sono ciechi. Troppo c'erano nelle loro menti. Tutto è diventato amaro. Cos'è questo mormorio? Dimmi cos'è successo. Perché volete sapere? Non preoccupatevi per il futuro. Non cercate di pensare. Lasciate il domani a domani. Pensate invece a oggi. Ma cos'è questo mormorio? Che succede? Potrei darvi fatti e cifre. Potrei darvi piani e previsioni. Dirvi anche dove va. Ma quando andremo verso Gerusalemme? Perché vorreste sapere? Non c'è nessuno fra di voi che sia sicura se vengo o vado. No! Non capisci, Giuda? Noi siamo i primi a dover credere nella liberazione, a dover vivere ogni giorno come possiamo, da poveri. Cerca di non arrabbiarti. Cerca di non dare importanza ai problemi che ti sconvolgono. Tutto a posto, tutto va bene. Perché piangi? Il tuo Gesù che ami è un uomo come gli altri. Nemmeno si accorge che tu soffri per lui. No, Giuda. Cosa dici? Non posso vivere senza pensare che ci sarà finalmente giustizia per tutti noi quando sarà finita la nostra vita. Quando all'imbrunire le luci del tramonto si confonderanno con le prime ombre della sera. E chi mi salverà? Chi ci salverà? Ma non vedi, questa giornata, come tutte, è piena di contraddizioni e incomprensioni. Ma Cristo non è con te quando studi al lavoro! E quando torni a casa la sera devi girarti indietro per sistemarla! Ma allora io cosa devo fare? Non pregare quando viene Gesù a chiederti di amare, di avere pazienza e di non desiderare. Non ascoltare, lui non ti salverà. Grazie, Giuda, per avermi fatto capire. Ora anch'io la metto più chiara. Vedo bene quello che voglio. Non ci sono più cieli lontani nella mia mente. Però quel Cristo, chissà chi è, chissà se avrà ragione, e chi mi salverà, chi ci salverà. Signori, sapete perché siamo qui? Non abbiamo molto tempo e un grosso problema da risolvere. Ascoltate questa stupida folla urlante per le strade. Un druco, due con i lebbrosi e tutta la città sui piedi. L'uomo è arrivato in città, una folla che aumenta e che dobbiamo fermare. È pericoloso! Nel sogno ho visto molti individui, io sono.
condannare quell'uomo. Ma subito le loro grida di acclamazione si trasformavano in un rullo di tamburi di morte e poi mi accusavano. Perché? Che cosa voleva dire il sogno? Pazzi coloro che inseguono le proprie illusioni! Questo voleva dire il sogno! Pazzi coloro che parlano senza un perché! Perché questo voleva dire il sogno! Pazzi! Ma intanto una colpa mi hanno dato. Perché? Il tuo aiuto sarà ricompensato. Ti pagheremo in moneta sonante. Abbiamo bisogno soltanto di sapere dove le guardie possono trovare. Non voglio la vostra moneta criminale. Ma puoi prenderla, pensiamo che dovresti. Non ho bisogno del vostro dannato denaro. Giovedì sera lo troverete lontano dalla folla, nel giardino dei Getsemani. Lo potrete ammanettare, lo potrete arrestare e condannare come volete. Ben fatto, Giuda, buon vecchio Giuda. Vegliami solo quando morirò.
Guarda come muoio! Tuo figlio, Dio, sono tuo figlio! In chiave della croce rompimi, in sangue mi picchiami, uccidimi! Prendimi ora, prima che venga sopraffatto dal dolore! Giuda! Devi tradirmi con un bacio! Che cos'è questo rumore? Cos'è successo? Che succede? Ci sono qua! Ho messo di noi, Cristo! Mettetevi i vostri bastoni! Non capite che è tutto finito! Gesù, devi rispondere alla serie di accuse che ti fanno. Guidato. Ora lo abbiamo! Ora lo abbiamo preso! Portato al soldato! Chi è questo disgraziato che mi avete portato? Chi è questo povero uomo? Certo Cristo, re dei giudei. Sei un caso per Erode. Portatelo da Erode. Gesù, sono molto contento di incontrarti, faccia a faccia. Oh, sì, sono un tuo ammiratore, darei la mia vita se mi mostri che non sei soltanto un uomo. Se sei il Cristo, il grande Gesù Cristo, nutri tutta la gente della mia casa con questo pane. Lo puoi fare, no? Con la forza del pensiero. O qualche cosa nel tuo storico. Perché perdi tutto questo tempo? Dai, re dei giudei! Non sarai spaventato da me, Cristo! Signor meraviglioso Cristo! Portatelo via! Non riesci a dir niente, sei un blef, Cristo! Vai dal re dei giudei! Va fuori dalla mia vita! Zio Pio! Cristo sempre morto! Ed era così distrutto che ho dovuto girare la testa! L'avete picchiato così forte che era curvo e zoppicante e so che darò la colpa a me per questo! Non credo sappia che l'ho fatto per il nostro bene! Lo salverei da tutte queste sofferenze se potessi! Non credere! Salvatelo! Mi ha ucciso! Fuoco! Sanno quello che fanno. Dio mio. Dio mio! Perché mi hai dimenticato? Ho sete. Sono finito. Padre! Affido la mia anima nelle tue mani! Ricordati che lo uccidi ogni volta che lo disprezzi, lo umili e lo sfrutti nelle persone che hanno bisogno del tuo aiuto. Non posso pretendere che lui mi perdoni e nemmeno glielo chiedo. Ho fatto soltanto quello che dovevo. E Cristo lo sa. Quante volte mi ha fatto arrabbiare?